Nel 2023, per il terzo anno consecutivo, abbiamo realizzato una ricerca internazionale volta a comprendere i desideri e gli ostacoli che gli italiani incontrano nel loro percorso di alfabetizzazione finanziaria, indagando altresì le loro abitudini di investimento. Il campione era composto da 5.000 persone, metà con investimenti da 10.000 a oltre 5 milioni di euro, l'altra metà di non investitori, diversificati per fasce di età. Sono quattro le evidenze chiave emerse dalla ricerca. 1. I grandi sforzi profusi negli ultimi anni dalle istituzioni e dai privati cominciano a mostrare i primi risultati in termini di interesse, cresciuto del 10% rispetto al 2021. Oggi, infatti, l'85% del campione è interessato alla materia ed è cresciuta anche la volontà di informarsi almeno settimanalmente. Sono peraltro del tutto scomparsi quest'anno i cosiddetti esclusi finanziariamente, coloro che non dichiarano interesse né volontà di informarsi. La seconda evidenza è che, complice il difficile contesto economico, questo maggiore impegno non si traduce in una migliore autovalutazione delle competenze, con il 40% del campione che ritiene di non saperne abbastanza, in crescita del 6% rispetto al 2022. Ma soprattutto l'impegno stenta a tradursi in comportamenti di investimento virtuosi. Gli italiani sono affetti da un'eccessiva avversione al rischio, dato che solo l'11% dichiara di aver investito in azioni e solo il 6% ci investirebbe oggi. Ma ancora più allarmante è il fatto che il 41% terrebbe oggi non investita sui conti correnti la nuova liquidità, con evidenti effetti negativi sul suo potere d'acquisto, eroso dall'inflazione. Infatti, gli incrementi dei tassi di riferimento delle banche centrali si trasmettono asimmetricamente su tassi bancari, rendendo più costoso prendere a prestito denaro, ma incrementando in misura inferiore la sua remunerazione quando depositato sui conti correnti. I portafogli degli italiani hanno quindi alcuni vizi di forma, come la mancanza di diversificazione a causa di un'eccessiva concentrazione su fattori di rischio idiosincratico del nostro paese, come ad esempio la forte presenza di BTP unita a investimenti immobiliari e liquidità nei portafogli. Soffrono di presentismo o short-termismo, ovvero le scelte di investimento guardano troppo al breve termine e non tengono adeguatamente in considerazione il fatto che il tempo, unito ad una corretta predisposizione al rischio, stabilita attraverso un'accurata pianificazione finanziaria, sono i migliori alleati degli investimenti. La terza evidenza verte sugli ostacoli incontrati dagli italiani. Negli anni è esplosa l'offerta di contenuti anche su social network, che per uno su tre sono oggi il canale preferito per informarsi di finanza. Nonostante questo, al netto di una difficoltà oggettiva della materia, il 35% del campione dichiara di non trovare contenuti in linea con i suoi desideri. Sintomo evidentemente di un effetto cacofonico dei troppi messaggi veicolati dai social media o di un problema di stile e di linguaggio della comunicazione utilizzata. La quarta evidenza riguarda invece le paure degli italiani quando si parla di investimenti. Qui il campione è spaccato in due. Il 40% ha paura di ricevere una consulenza non abbastanza professionale, mentre il 46% ha paura di fattori legati all'emotività o al market timing. A ben guardare la dispersione delle risposte, però, è evidente come chi si avvalga di una consulenza finanziaria esperta, il segmento degli investitori high net worth individuals, riponga in realtà grande fiducia in questa consulenza, con il solo 3% preoccupato della sua qualità. Al contrario, il 60% di chi non usufruisce di questi servizi è preoccupato dalla sua qualità. È evidente esista dunque ancora oggi una grande opportunità per fare conoscere ad un'ampia parte della popolazione italiana i benefici e la professionalità dei servizi di consulenza finanziaria. Insomma, negli anni abbiamo attivato le coscienze degli italiani sull'importanza di questa materia, ritenuta oggi necessaria per il benessere individuale e della società nel suo complesso. Ma c'è ancora molta strada da fare per dare la giusta solidità e consapevolezza finanziaria ad un'ampia fascia di popolazione. Questa consapevolezza è propedeutica a scelte di investimento più oculate e bilanciate, in una parola, efficienti. Ci auguriamo quindi che questa ricerca possa rappresentare un valido strumento per tutti i futuri stakeholders dell'educazione finanziaria e per chi come noi ha a cuore il benessere economico del paese.